Tutto è nato dall'idea del curatore del museo di addobbare con una scenografia in cartapesta questi spazi di Palazzo Vernazza. Nella realizzazione di questi oggetti artigianali, chiaramente il lavoro principale è nell'idea, nel come realizzarli. Quindi abbiamo usato la corniola perché è sicuramente la pietra più vicina alla dea Iside che teneva lontani tutti gli influssi negativi. Stata ritrovata dentro Palazzo Vernazza e stiamo realizzando con la ricostruzione anche della testa e delle mani una copia della statua originale che è in pietra leccese. Il padre di mia madre aveva una cava di Carporo ed era uno scalpellino. La pietra leccese è una pietra morbida, è davvero una pietra straordinaria. Quando si ha il controllo di quello che si vuole fare con la testa e di quello che si può fare con le mani, si può arrivare a tutto.